Ciao mister, ben ritrovato. La prima domanda è molto semplice. Se ci fosse un altro allenatore al Verona e dicesse un giovane Igor Tudor, tu devi marcare Vlahovic. Anzi, ridimmi come si dice bene, perché Vlahovic. Vlahovic, ecco, tu devi marcare Vlahovic. Come lo marchi domenica sera? Bel giocatore, un giocatore che è uno dei più forti che c'è in quel ruolo. Loro hanno fatto un acquisto importante anche di spese importanti, che sono quelle là oggi ormai tutte esagerate. No, si marca meglio che si può fare. Poi lui è forte, però io penso sempre che si gioca in 11, che è ancora più importante che come marcare uno, perché poi non è che è l'unico campione che è là. Là è pieno di campioni che ti possono risolvere partita in un momento o l'altro. È una partita bella da affrontare, affascinante, cioè è bella da affrontare là a casa di loro. Noi non vediamo l'ora che inizia la partita. Per te un ritorno a Torino è un ritorno su una panchina importante, insomma, non riesco, una panchina importante, quella della Verona. Che sensazioni avrai? Raccontaci un po'. No, è la prima volta che vado là da allenatore, a parte l'anno scorso che ero dall'altra parte. È sicuro, come ho detto anche, cioè è bello, là ho passato tanti anni, poi ho passato anche l'anno scorso, mi sa che c'è il 50% di pubblico, che ultime due abbiamo giocato con 5.000, è ancora una cosa più bella, no? Perché si gioca per pubblico. E niente, poi alla fine una partita come l'altra, preparate al miglior modo possibile, con tutti i dettagli, con tanta voglia di andare là a fare bene. Ecco, quello sì, noi andiamo là a fare il nostro calcio con il modo che lo stiamo facendo. Penso che anche stiamo bene, penso che sia un buon momento. Abbiamo potuto lavorare queste due settimane un po' di più, abbiamo provato di migliorare certe cose, ecco, tutto là. Grazie. Matteo Fontana, Gazzetta dello Sport e Corriere di Verona. Buongiorno, ciao mister. Ti chiedo, tra l'altro, in queste settimane si è anche chiuso il mercato, perché naturalmente c'è stato quello stratosferico della Juve, che è veramente la regina di questo mercato. Il Verona ha sistemato quello che doveva sistemare e ti chiedo al riguardo, appunto, che cosa ti possono dare e se possono già darti qualcosa a Torino gli ultimi arrivati, oltre a chi c'era già, che era già arrivato, sia Rezos e Prajic. No, io sono contento, penso che abbiamo lavorato bene da quel punto di vista. Sono arrivati i giocatori che non che possono dare una mano, però che possono anche giocare. Quello che ho visto, il Greco, una settimana in più che si allena con noi, sono contento. Un ragazzo polacco ha fatto 3-4 allenamenti con noi, è un ragazzo in gamba, con tanta voglia di fare, con le qualità che abbiamo già visto guardando le sue partite. Sicuramente ci vorranno un po' di tempo di entrare nei nostri ritmi, però penso che avranno i suoi spazi anche queste ultime 15 partite. Su una chiave tattica per la partita con la Juve, il Verona ha dimostrato di avere tante qualità, ce n'è una misurabile che è il dato del pressing. Vedevo una statistica da questa settimana che dice che dopo il Torino, il tuo predecessore con Verona, Ivan Juric, il Verona è appunto in Europa nei principali campionati la squadra che ha il dato del pressing più efficiente. No, siamo contenti, come abbiamo visto quelli dati, ti fa sempre piacere vedere quelle cose, perché poi ormai Europa è diventata, il mondo diventa sempre più piccolo, si fanno anche paragoni tra altre squadre in Europa. Siccome coltiviamo quel modo di giocare,
l'importante è che poi benefici di quello, no? Che c'è una statistica che ti fa capire che quello che te spendi andando, correndo, lavorando, dopo c'è un frutto, che sono quelli percentuali che sono importanti e che alla fine ti portano anche punti concreti. Niente, siamo contenti di quella cosa là.